show me Buonasera a tutti, Check, mi vedete, mi sentite bene? Ottimo, ottimo. Mi presento per i nuovi velocemente, sono Antonio Ruggero, ho 23 anni e sono davvero felice di aprire questa Zoom questa sera perché ci dà un sacco di motivazione per tutta la settimana, ma anche tanti concetti da, concetti da riportare nella nostra attività e nella nostra quotidianità soprattutto. Parto subito col presentarvi quindi il primo relatore, una persona con cui ho la fortuna di lavorare da tre anni, un ragazzo davvero preparato. Disponibile, ma soprattutto, ragazzi, ha una fame di raggiungere ogni singolo obiettivo che si prefissa. Infatti, i suoi, i suoi risultati stanno parlando chiaro. Da sei anni vive di network e presto lo vedremo lo vedremo anche nel viaggio premium in Grazia con, con PM. Quindi non voglio dilungarmi, perché prevedo una zoom pazzesca con questi due super relatori perché li conosco entrambi. Non vedo l'ora di sentirli e passo la parola al Vice President Matteo Aieta. Eccoci qua, mi sentite? Perfetto, mi devo anche ricordare il registrato. Ottimo, ci siamo. Buonasera a tutti e benvenuti a questo Motivation. Eh, arriviamo da un weekend di fuoco, meglio una domenica di fuoco, perché è stata una bellissima domenica a Torino. Eravamo in tantissimi, abbiamo fatto una BA molto molto interessante e se devo essere sincero, ogni volta che vado ad una BA, quando torno il pensiero è... Quanta consapevolezza mi dà l'essere lì, quanta consapevolezza mi dà l'essere parte di un progetto, di un'azienda che ha le idee chiare. Io, in, soprattutto in passato, non ho mai avuto le idee chiare, però quando ho conosciuto questo settore ho capito che potevo realizzarmi e quando ho conosciuto questa azienda ho capito che eh, è una potenza e ne faccio parte, sono super orgoglioso di, di essere qui io mi presento velocemente anche perché più o meno ormai mi conoscete tutti, sono Matteo, 29 anni, abito in provincia di Varese, sono in questo settore come ha detto benissimo Antonio da, da sei anni e quello che ho visto dal primo momento in questo settore era appunto la possibilità di migliorare e migliorare la, il mio stile di vita, quindi migliorare come persona persone tutto quello che potevo poi avere nella, nella mia vita. Quest'oggi... Eh, voglio, fa, voglio parlarvi di un, di un argomento che è stato già trattato lunedì scorso perché dovete sapere che la motivation di, il motivation di lunedì scorso mi ha, mi ha impattato particolarmente perché, sia, perché soprattutto eh, Alda ha detto una frase che mi porto dietro ormai da, da una settimana che l'atteggiamento è il risultato più bello che possiamo mostrare questa frase qua mi ha colpito in una maniera incredibile che me la sono scritta sui fogli, me la sono scritta un po' ovunque, perché molte volte ci focalizziamo su, sulle qualifiche che vogliamo fare, sui rank che vogliamo fare, sull'essere premiati sul palco, ma che atteggiamento stiamo mostrando facendo questa attività? Che atteggiamento stiamo mostrando alle altre persone? Quando parliamo di questa attività, con che atteggiamento lo facciamo? Perché è facile volere il risultato, è più difficile fare quello che c'è da fare per ottenere il risultato. E quindi ci sfacciamo mai delle domande? Io da quando faccio network mi faccio un sacco di domande. Ogni giorno mi faccio un botto di domande. Anche ieri, quando tornavo in macchina, che cercavo di riordinare un po' i pensieri della giornata, quindi di quello che abbiamo vissuto e di quello che avrei parlato questa sera, mi sono fatto tantissime domande. E la prima è stata: come agisco quando parlo della mia attività? Cioè le azioni che faccio per la mia attività, come le faccio? Con che atteggiamento le faccio? Questa, sono, questa è stata una domanda che mi ha per lungo, lungo tratto di strada mi ha. Mi ha preso parte alla mia mente perché ho detto: Cavolo, abbiamo tantissimi strumenti, ma veramente tanti. Già solo pensare alla startup, per quanto è lunga, per quanto materiale c'è, per quante informazioni dà, è tantissimo. Ma al posto di concentrarmi sul metodo, sul segreto, sulla scorciatoia, che ingredienti sto mettendo io nella mia attività? Perché dovete sapere una cosa. Quando ne abbiamo iniziato, questa sera perderemo io e Iani, ma con Mirpo, con mio fratello, con Manuel, quando ne abbiamo iniziato non c'erano strumenti. Anzi, tutto quello che facevamo lo facevamo a caso, a tentoni, provavamo, cercavamo di trovare la via giusta, ma non sapevamo quale, quale fosse, quindi provare e riprovare. Però mettavamo sempre sei ingredienti che secondo me sono importantissimi. Voglia, determinazione, fame, disciplina, desiderio, studio, curiosità. Adesso me ne vengono in mente tanti altri. Questo noi l'abbiamo messo dal primo giorno. Perché se non, sappiamo far, non sapevamo fare le cose, iniziamo a studiare come si potrebbero fare delle cose meglio. Iniziamo a metterci voglia, iniziamo a metterci tutti questi ingredienti qua, per poi trovare quello che funziona. Quindi noi siamo rimasti vivi così, se oggi mi chiedono come avete fatto, siamo rimasti vivi così, con un'ignoranza incredibile, ma con una voglia di migliorare pazzesca, con sempre la fame di, ah c'è cioè quella persona, non conosci il network marketing, vieni che te lo spiego io, non sai che, pro... che li spiego io, non sei soddisfatto, vieni che ti racconto qualcosa io, nei ristoranti, con i tovaglioli di carta, con penne che non funzionavano, con i bicchieri, con le matite, con, di tutti e di più noi sfruttavamo ogni occasione per far capire che facevamo qualcosa, che avevamo, avevamo in mano un qualcosa. Avevamo iniziato a investire su noi stessi. Ogni cosa che facevamo era finalizzata al business. Ogni, andavamo a fare shopping, non era tanto prendere la maglietta, ma era parlare con una commessa. È troppo facile andare in un negozio che tagliò la M, ok, vado lì, prendo la M, me la provo, mi piace, non mi piace. No. È la M lì, ma c'è la M di un altro colore? Mi mettavo, c'è la M rossa? Giusto per parlare con una persona, giusto per fargli capire che sono intenzionata a creare una conversazione nuova. Noi vendevamo sempre, ed è sempre stata forse la cosa più forte che sapevamo fare: era vendere la nostra visione di quello che volevamo creare. Ma prima di venderla alle altre persone, ce la vendavamo noi stessi. Quindi la domanda che vi faccio, vi vendete mai la, la visione che volete realizzare? Vi vendete mai a voi stessi chi potete diventare, quello che potete costruire? Perché se non ce la vendiamo a noi stessi, come facciamo poi a vendere alle altre persone? Se io ho paura di proporre questa attività ad altre persone, perché non so cosa sto facendo, perché so magari di non essere un esempio, perché non ho i risultati, eh, però io posso studiare, posso... Fare appuntamenti con persone che già i risultati ce li hanno, posso applicarmi, posso stare sul pezzo, posso venire alle BA anche se ho risultato zero, anche se non vengo mai premiato. Questo lo posso fare dal giorno zero. Non è che c'è bisogno di una competenza, non è che devo venire per forza all'EBA se vengo premiato. Assolutamente no. Io mi interesso alle persone, ma non perché, sono, perché ho un risultato, ma perché mi interesso sinceramente alle persone. E questo non vuol dire. Fare spam, adesso c'è la, la, il blocco delle persone che dicono: Eh, ma non voglio fare spam. Spam non vuol dire interessarsi alle persone. Spam non vuol dire: Ciao, ho visto che mi hai chiesto un'amicizia. Di dove sei? Ho visto che hai un bel profilo. Inizia una conversazione. Spam non vuol dire: Ho visto che hai cliccato al mio sondaggio. Ti piacerebbe crearti un'entrata extra? Questo non vuol dire spam. Questo è interessarsi alle persone, entrare nella vita delle persone e dire, ehi, non sei soddisfatto, posso aiutarti. Sapete invece cosa vuol dire fare spam? È pensare di fare l'attività solo postando le foto che vengono messe nei gruppi WhatsApp, dove tutte le foto sono uguali, dove tutti mettono le stesse cose, dove non c'è niente di personale, è tutto impersonale, freddo. E allora lì la domanda bisogna, che bisogna farsi è perché? 100 persone mettono queste foto e una persona dovrebbe comprare da me. Perché? Iniziamo a raccontare quello che è per noi questa attività, iniziamo a proporci noi senza dover aspettare delle risposte senza dover aspettare, o meglio, dare in mano la, la nostra attività ad altre persone, e eh no, sto aspettando la risposta di, di Marco. È eh, intanto? No, adesso mi dovrebbe scrivere a giorni, eh, ma intanto è la nostra attività. Siamo noi che possiamo scegliere a quante persone farla conoscere. Possiamo parlare con tantissime persone, fare grandissimi numeri, fare tantissimi contatti. E poi, sì, se Marco mi scrive, si potrà iscrivere. Ma se non c'è Marco, c'è Luca, c'è Andrea, c'è Iani, c'è Federica, c'è Edoardo, c'è Daniele. Ce n'ho talmente tanti che non sto neanche a pensare a queste persone qua. Eh no, sto mese devo fare manager, adesso mi devono prendere i clienti del mese scorso. Perché? Perché? E se poi un cliente ti salta, cosa fai? Non fai manager? Ogni mese ripartiamo da zero. E il bello è proprio questo, che ogni mese possiamo costruire la nostra attività sempre più grande. Perché se io creo cinque clienti nuovi, poi ce n'è uno o due che non mi prendono dal mese scorso. Ma qual è il problema? Però mal che vada posso fare mille punti al posto che 600, Che male non fa? Siamo troppo lì a vedere il dettaglio prima di preoccuparci del contenuto. Le croste della pizza sono buone. Sì, dopo che ho mangiato la pizza. Perché se mangio solo le croste, ho una fame dalla Madonna lo stesso. Quindi preoccupiamoci di mangiare la pizza. Poi, se ancora, abbiamo ancora fame, ci mangiamo anche le croste. Però, intanto, abbiamo mangiato la pizza. Pensiamo al contenuto. Poi, se arriva il dettaglio, lo vediamo dopo. Lo vediamo dopo. Ed è l'atteggiamento che fa la differenza. Perché siamo creativi. Qui vince chi è creativo. Qui vince chi esce dagli schemi, perché siamo 77 persone qui questa sera, 77 persone diverse, vedo anche delle coppie, quindi sono anche di più, diverse. E tutte 77 e di più, perché ora non so contarvi, possiamo ottenere dei risultati in questa attività, in 77 modi diversi. Però la cosa importante è, e dove si basa tutta l'attività... Cosa penso io di me stesso in questa attività? Credo che posso farcela o credo che non posso farcela? Parlo con Marco e Marco mi dice, ma pianta di fare quelle cazzate lì e mi abbatto o sono consapevole che indipendentemente da quello che pensa Marco, io posso ottenere dei risultati? Perché molte volte diamo un valore estremo a quello che dice, dicono gli altri e non diamo un valore a quello che pensiamo noi. Peccato che noi non siamo. Il valore, il, noi non siamo il valore che dice la gente, noi siamo ciò che pensiamo di essere. Questa è la realtà dei fatti, e ve lo dice una persona che, quando è entrata in questa attività, i no, lo abbattevano in una maniera incredibile. Poi ho detto: Ma sapete dovete, dove dovete andare voi? A quel paese lì? Perché indipendentemente da quello che dite voi, io ci arrivo, io raggiungo quello che voglio raggiungere. La mia fretta è sempre stata nel diventare il tipo di persona che volevo essere non nel fare vice president nel fare executive nel fare president no la mia il mio focus dove voglio andare più velocemente possibile è nella fretta di diventare la persona che voglio essere perché appena divento quel tipo di persona che voglio essere i risultati sono automatici sono automatici è per questo che io non aspetto nessuno e nessuno di voi lo deve fare. Non dobbiamo aspettare nessuno, anche se ho un legame incredibile con questa persona. E sapete che da questo da chi l'ho imparato? Da mio fratello. Perché nonostante fossi suo fratello non mi ha mai aspettato. Mai, e ha fatto benissimo, e fa benissimo. Perché questo è stato uno stimolo di crescita ancora più importante per me. Perché mi sono detto devo accelerare se non voglio rimanere indietro. Devo accelerare se non voglio rimanere indietro, facendo mia l'attività, perché ormai l'avete notato, siamo completamente diversi, però non è detto che se lui ottiene dei risultati io non posso tenerli. E lo stesso vale per tutti noi. Non c'è un modo per ottenere dei risultati, ci sono diversi modi. Vince chi inizia a credere in se stesso, inizia a credere che ce la si può fare, inizia a mettere la sua personalità, il, lassù, il suo modo il suo modo, perché è questo che dà valore al network marketing ed è per questo che le persone vogliono fare network marketing, vogliono stare in fitline con noi, perché hanno la possibilità di esprimersi come sono. Questa è la vera fortuna del network, perché non siamo catalogati come persona che deve fare questo e può solo fare questo e ha queste abilità. Le abilità si sviluppano, si sviluppano le abilità. Una volta che ho voglia, fame, determinazione, ambizione, curiosità, io posso fare quello che voglio in questa attività qui. Quello che voglio. E non c'è una data di scadenza. E se ho dei problemi nella mia vita, la prima cosa che non devo togliere è proprio fitline. Perché è l'unico progetto che può farmi elevare, può fare uscire, mi può far uscire da questi schemi che mi sono messo dentro. Questa è la realtà. Quindi sono stato anche veloce, passo la parola, non lo vedo più, adesso sì che lo vedo. Passo la parola ad una persona molto importante per tutti noi, me compreso. Eh, lo conosco ormai da, da tantissimo tempo. E una cosa che ho capito nel mio percorso è che se ci sono persone più forti, che hanno più abilità, che hanno più qualità, devi stare zitto a ascoltarli. Io eh, ho cercato di fargli un cioè, ho cercato ho sempre fatto un sacco di domande a lui, ho sempre curiosato nei suoi modi di fare, di agire, di parlare. Perché è una persona che sa tanto, non solo perché è più grande di medietà, età, ma perché ha un'esperienza vissuta sotto diversi punti di vista che mi permette di dire devo imparare da lui. Quindi lo conosciamo tutti nel network, i, su i suoi risultati parlano chiaro ma la sua persona parla ancora più chiaro. Quindi, Iani, lasciate la parola. Grazie mille, Teo. Vi chiedo un check, se mi sentite. Ok, questi giorni ho avuto problemi con la telecamera e dato che non ho ancora dato fuoco al portatile, sto continuando a usare questo, quindi ogni tanto se si sgrana devo chiudere la videocamera e riaccenderla, però vabbè, non è un problema, l'importante è che arrivi la voce. E, e grazie, Teo, per quello che hai detto, perché... Alla fine io e te abbiamo condiviso gli stessi punti del percorso e mentre prima raccontavi del, del come vivevamo di tentativi mi è venuto il flash in testa di quando andavamo da Cioccolati italiana a Varese la mattina per, con un foglio per scrivere cose completamente random però in mezzo alle cose random magari saltava fuori qualche idea, qualche idea valida. E mi aggancerò molto alle cose che ha detto Teo perché... Sicuramente ci sono, ci sono delle connessioni e vi volevo raccontare una cosa da solita che si lega a, un, a una storia che io dentro il network ho ascoltato almeno una decina di volte ed è la storia di, di Fosbury che è stato campione olimpico nel, nel 68 di salto in alto. E lui è la persona che ha inventato il salto in alto che ad oggi è tradizionale, cioè saltando con la schiena. È stato il primo a farlo nel 68 perché fino a quel momento tutti gli atleti saltavano di pancia praticamente. E, e questa storia è il nostro inizio del network, la raccontavano sempre, sempre, proprio per dare la sensazione alle persone che erano alle prime armi di come a un certo punto basta una scelta un, un po' diversa dal tradizionale, una scelta che porta anche nell'immediato certe volte risultati e poi subito tutte le persone che sono intorno, appena iniziano a vedere che tu hai fatto qualcosa di diverso, iniziano ad affiliarsi anche loro alla tua traiettoria. E ce la raccontavano questa proprio per dare coraggio alle persone che erano all'inizio di, di combattere in questo modo un po' i giudizi negativi di, di parenti, di familiari, di conoscenti, in un periodo in cui il network doveva per forza partire dal contattare loro perché l'unica cosa che avevi in quel momento era la tua lista contatti perché comunque Instagram non era come, come adesso, Facebook non era come adesso e le persone le dovevi trovare lì l'unica cosa particolare di questa storia che non veniva raccontato o perché chi faceva gli speech non lo sapeva o perché lo ometteva è che la realtà prima che tutti gli atleti iniziassero a saltare di schiena dal 68 sono pass passarono 16 anni, quindi non è stato immediato. Quindi, anche nel campo sportivo, e lo sport ha tantissimo a che fare con la vita, perché tante cose che succedono in, un, in uno sport, soprattutto di squadra, sono cose che poi si legano alla vita professionale, alle, alle scelte individuali delle persone. Lì la cosa incredibile è che un atleta olimpico che ha fatto una cosa diversa non è che è stato seguito dal primo, dal primo secondo, cioè dalla gara successivamente dopo, ma ci sono voluti comunque molti anni ad abbattere una tradizione e crearne completamente una nuova. E questo ve lo racconto perché il lunedì scorso, cioè una settimana fa, Fosbury è, è, è morto, è, era molto vecchio, molto di vecchiaia, e, e allora in radio raccontavano questa cosa. Io sono andato a cercare, a cercare un paio di cose perché queste storie mi incuriosiscono. E questa cosa la volevo raccontare Miari al network, perché questa attività si è evoluta e si continuerà a evolvere perché anche tra un po' di anni andranno in voga cose che magari adesso neanche conosciamo, e questo è un, è un passaggio dell'attività che ad oggi è entrato molto di più nel tessuto sociale. Perché ad oggi le persone non sono scettiche come sei anni fa, ad oggi anche toccando tutte le persone che comunque ci sono forse più persone che portano avanti i network illegali o instabili rispetto a quelle che sono scettiche. E sei anni fa invece non era così, erano molti di più gli scettici. Quindi anche il network è avanzato molto dal punto di vista della comprensione delle persone. e In realtà il nostro compito è quello, cioè ognuno nel suo piccolo deve migliorare la percezione di questa attività nelle persone del suo intorno. Perché inizi sempre così, colpisci il tuo amico, perché magari il tuo amico prende il prodotto e cambia un po' idea sull'attività, poi magari colpisci un tuo conoscente perché ti vede avere risultati, e ti fa due domande. Ognuno di noi ha questo compito di migliorare la percezione delle persone del proprio intorno. Solo che per farlo prima devi migliorare la tua di percezione, perché non è scontato essere disciplinato e quando non sei disciplinato per diventarlo devi fare un periodo di tempo che dipende dalla persona molto spesso e lungo, in cui se puoi lavorare 30 giorni al mese alla tua attività, devi lavorare 30. Non puoi lavorarne 28 dicendo, beh, ma 28 sono abbastanza. Perché avresti potuto fare 30? Perché quella fase lì devi disciplinarti dentro questa attività. E se riesci a migliorare la tua percezione, poi puoi permetterti in qualche modo di migliorare, di migliorare quella degli altri. Fitline non è una startup, è un'azienda che ha 30 anni ed ha 15 anni in Italia. Non è più una startup. Però quando un distributore avvia la sua attività, quella è una start-up. Tu usi dei prodotti che non sono più start-up, usi un piano compensi che non è più di una startup, ma la tua attività è una start-up. Perché devi colpire la percezione delle persone del tuo intorno. E quando sei in fase di start-up, qualsiasi progetto è il periodo in cui metti la maggior parte del lavoro. È il periodo in cui molti imprenditori che aprono bar vivono dentro il loro bar probabilmente, perché non hanno orari. Ed è anche il periodo in cui probabilmente guadagnano anche di meno. È il network abbastanza simile, cioè la periodo della startup è la gavetta in cui impari, quello che guadagni molto spesso non è economico ma è, è di conoscenze, perché in seguito quello che andrai a guadagnare sarà anche economico oltre al fatto che le conoscenze continueranno a progredire. E io queste cose ve le dico perché io lo so che tanti di voi, perché ci parlo sia persone del team che non del team, la vivono questa cosa che la loro percezione dell'attività magari è migliorata, però questo messaggio certe volte fa fatica a passare al loro team. E il fatto che si abbia un team che certe volte non collabora, non è così attento, non è così presente, se tu dai 10 loro danno 8, danno 7, danno 6, è un passaggio che tutte le persone che fanno network vivono, tutte. Lo puoi vivere subito, lo puoi vivere un po' più avanti, però lo vivono tutti. Tutti hanno vissuto una persona o più persone, o magari anche tutto il team, che non risponde ai comandi come, come rispondi te. Perché quello è un passaggio dell'attività. E questo è uno dei più grandi bivi di chi fa questa attività, soprattutto nel primo periodo. Perché, e ve lo dico diretto, o tu ti fai trascinare dal contesto del tuo team che non collabora e diventi così. O la tua traiettoria, e come diceva prima Matteo, è non me ne frega niente di nessuno, io continuo a fare le cose che vanno fatte e mi auguro che nel tempo sia io a condizionare bella la telecamera. Sia io a condizionare le persone che lavorano con me. Questa è una scelta che devi fare sempre dentro l'attività. Perché il network è un treno che puoi prendere o non prendere, come lo è un qualsiasi lavoro tradizionale, poi. Prenderlo, scendere quando vuoi, risalirci, puoi fare tutto. Però essendo un treno, e anche in quello che ha raccontato Teo, nel suo caso Francesco, è stato un treno. Treno vuol dire che se tu non ci sali, il treno va avanti. È indifferente se tu sali o non sali, è la tua scelta salire o non salire. E farsi condizionare da cose che non dipendono da te, perché il lavoro del tuo team dipende da te. Ma non del tutto. Quello che dipende del tutto da te sono i tuoi obiettivi personali, che certe volte magari è solo fare manager, altre volte magari è fare di tutto per fare manager. E quali sono gli obiettivi personali. E gli obiettivi personali devi persistere al di là del gli altri lavorano o non lavorano, le mie plan ci sono o non ci sono, il sistema funziona o non funziona perché è una responsabilità personale di quello che fai. Questo è il percorso di questa attività, perché se un domani speri di fare numeri, o speriamo di fare numeri, devi passare da questo processo. E se dentro questo processo basta una mezza virgola per mettere in, in soggezione il tuo microcosmo, il treno non è quello adatto a te. E questa è la realtà dei fatti. È sempre una questione di mentalità questa attività e la cosa più importante è che si ha la mentalità, perché le persone per mentalità stanno insieme. Perché finché sei bambino stai insieme perché hai i, i giocattoli simili. Ma quando cresci anche le compagnie, le compagnie sono formate prevalentemente da cose che si hanno in comune sull'ambito professionale. Perché ci sono sempre più compagnie di colleghi. Che di amici di una vita che sono cresciuti insieme in oratorio perché si hanno tante cose in comune da condividere. E se sei pigro, stai con una compagnia di pigri che si lanciano addosso l'alibi dell'essere pigri. Quindi lo possiamo essere tutti un po' di più. Se sei lamentoso, sarai una compagnia di lamentosi che si lanciano addosso alibi. E queste cose ci sono anche dentro il network perché i distributori che passano più tempo insieme sono quelli che sono simili a livello di mentalità. Perché, se non hai voglia di fare niente, stai con persone che non hanno voglia di fare niente. Perché insieme ci si trova gli alibi per fare sempre meno. Se, stai, se sei una persona che è sempre complottista rispetto a quello che è il network, starai con persone che sono così. Se sei una persona che ha un pedigree del non mi interessa niente degli altri, io martello, starai con persone così. E dentro questo mondo, è strano da dire, ma è come un lavoro tradizionale da questo punto di vista. Se vuoi agganciare le, le personalità più forti, le mentalità più forti, quelle più solide, avrai dei momenti in cui quelle mentalità sono gratis, come può essere una cena. Però, per tutti gli altri momenti, cioè nella collaborazione lavorativa, devi arrivare a quel punto perché inizi questa attività che sei nello scantinato a fare fotocopie e ci sta. Poi nel tempo inizi ad avere potere decisionale sulle cose, non su tutto, però magari ti viene chiesto il parere, perché non per forza perché porti numeri, perché hai fatto dei cambiamenti sulla tua persona, perché non sei andato avanti per il beh dai sono già abbastanza cambiato, va bene per ora, non va bene, non va mai bene, è sempre la totalità, sono abbastanza cambiato ma non è abbastanza. Perché quando entri in quel processo inizia a entrare nel potere decisionale di come fare il contest, dove andare in vacanza, dove fare il training di Bernard e poi diventi anche la persona che ha pieno potere decisionale sul team che è riuscito a creare, perché è un passaggio sequenziale a cui nessuno è escluso, perché questo è network marketing. Il network marketing è l'unico contesto insieme nel quale io personalmente ho fatto delle cose da solo. Io non sono mai andato al cinema da solo, non sono mai andato a cena da solo, a pranzo certe volte sì, per, per motivi di causa maggiore ovviamente, non sono mai andato a un concerto da solo, a teatro da solo, non ho mai fatto niente da solo, sia perché la compagnia serve, è divertente, è tutto quello che volevo. Le uniche cose che ho fatto da solo nella mia vita sono per il network. Cioè sono andato a delle presentazioni da solo, a delle formazioni da solo, all'EBA, se non venisse nessuno di voi, io andrei da solo. Poi il fatto che ci andiamo tutti è un altro discorso. Ma quando escono i biglietti io lo prendo ad oggi sapendo che non sarò mai da solo, perché ci andiamo in tanti, ma lo prendo con l'idea: ci vado anche da solo. Perché è la mia startup anche dopo cinque anni, perché resta la startup al di fuori di quello, perché è un discorso di mentalità e la devi sempre tenere allenata la mentalità. Non puoi guardare il singolo albero, devi unire i puntini e guardare pian piano la foresta. All'inizio la devi immaginare perché non la riesci a vedere, te la devi far raccontare perché non la riesci a vedere, poi pian piano la inizi a vedere di più, perché c'è chi deve lavorare su aspetti tecnici come il follow-up, il non balbettare, il non parlare troppo, il dire la cosa giusta al momento giusto, il rispondere in modo diretto a domande dirette. Queste sono cose tecniche su cui si lavora. Però c'è anche chi deve lavorare tantissimo sulla mentalità, perché è un punto di partenza, perché il netto è un'opportunità. Non vi dico che è alla portata di tutti fare Champions League, ma è alla portata di tutti fare IMM. Chi non ci arriva è mentalità e certe volte è mentalità del non accettare che serve X tempo per farlo e non accettare un mese che va storto, perché il mese che va storto non implica che il mese successivo non possa essere il migliore di sempre. Cioè chi ha da, ad esempio a marzo fa fatica il suo semplice chiudere manager che magari l'obiettivo minimo che neanche si aspettava di, di fare, perché si aspettava di fare molto di più, apre le porte a fare un aprile che, che ne sai che non possa essere il migliore della tua carriera. Non lo puoi sapere, ma per scoprirlo resta sempre con l'idea del anche quando un mese è pessimo, io resto con il mio obiettivo minimo. E il mio obiettivo minimo è fare manager, faccio manager. Come lo faccio manager? I soliti clienti si riacquistano, sì non riacquistano e te ne servono nuovi. Però è una scelta costante che va per forza tenuta in considerazione, perché questa è un'attività che costruisci nel tempo, che non è che ti piove dal cielo. Noi ieri quando siamo andati alla BA ci siamo divertiti, come sempre, e abbiamo la sensazione di in certi punti avere una pasta un po' diversa, perché queste cose che vi raccontiamo... Le mastichiamo ormai da mesi, da anni, e lo sappiamo da, anche qua, da anni, da altre aziende, che è sempre una questione di mentalità, è quasi solo mentalità, perché senza quella avrai solo alti e bassi, dove i bassi molto spesso saranno anche molto più degli alti. I grandi dentro questo settore, in tutti quelli che sono i problemi, e a tutte quelle che sono le soluzioni, arrivano sempre con la mentalità. Ed è uno sforzo personale il fatto di. Sforzarsi nel non raccontarsi cazzate in tanti punti che possono capitare ed è molto importante che questa attività parta sempre dal è colpa mia, anche se domani vai in pizzeria e manca la margherita perché ti dicono Ho finito la mozzarella, è colpa mia perché se non parti da quel presupposto è colpa mia, partirà sempre perché il cervello umano è figlio di puttana da quel senso lì, dal è colpa per forza di qualcun altro. E questo si porta dentro un'attività come questa che è per tanto tempo all'inizio una gavetta in cui deve avere degli obiettivi minimi da mantenere sempre, perché dipende da te. Non mi interessa del team, dipende da me. Devo fare 600 punti, non dipende dal team, dipende da me. Devo fare un mese in cui scrivo, non dipende dal team, dipende da me. Loro ci sono, bene, fatturerò di più. Non ci sono, faccio quello che devo fare io. Mancano dieci giorni a chiudere il mese, a fare manager, perché serve per aprile, serve per creare entusiasmo, energia, condivisione, perché quando inizierà aprile, quando finirà marzo e quando sta per iniziare aprile, si inizierà a parlare di mese record e se tu non hai fatto l'obiettivo minimo sei tagliato fuori in quel momento almeno mentalmente sei tagliato fuori quindi è importante rispettare quello e poi è molto importante continuare a lavorare sulla propria attività la persona più importante è il sottoscritto e per ognuno di voi deve essere è il sottoscritto cioè non io voi e questo va portato avanti nella presenza della BA la presenza nella Zoom, nel chiudere l'obiettivo minimo e nell'accettare che è ognuno di noi che deve trascinare il proprio team nel tempo che serve e molto tempo il tempo che serve è Fosbury, 15 anni per trascinarseli e non è lui che deve farsi abbattere dal team perché per farsi abbattere da team non servono 15 anni, certe volte basta solo un mese e si perde tutto quello che si è costruito prima. Grazie Antonio per l'introduzione, Teo per la tua parte, voi per come sempre la vostra attenzione. Con tanti di voi ci vedremo venerdì o in remoto dal vivo, con qualcuno dal vivo. Dal vivo ci divertiremo di più per chi non può venire, ovviamente. Quindi ve lo dico così siete un po' in fase di rosicamento. E nient'altro. Buona serata.